Siamo con Daniela Morozzi, che tutti conoscono come Vittoria del distretto di polizia, e sono molto contenta che con lei si apra una nuova avventura, che è quella di questa rubrica che si chiama Segni di vita e che si occuperà della vita di tutti noi. Perché Daniela chiuderà ora il ciclo di distretto di polizia e si aprirà a tante altre cose, tra cui questa rubrica. E già da tempo si occupa di cose sociali e continuerà a farlo, ma ce lo dirà lei. Intanto le chiediamo se è dura uscire dal personaggio di Vittoria. Beh, uscire dal personaggio di Vittoria è durissima, nel senso che sono stati 10 anni importanti, dove ho imparato moltissimo e mi sembra inevitabile, nel senso che poi a un certo punto hai l'urgenza anche di cambiare, di trasformarti, di fare altre cose e anche quando senti che i propri personaggi hanno esaurito il racconto, no? Di quello che dovevano fare, ormai insomma non abbiamo quasi più niente da raccontare per quanto riguarda Vittoria. Una separazione dolorosa per tanti motivi, per gli amici che lasci, perché 10 anni sono lunghi, quindi le affettività si diventano forti, e anche per l'incertezza che il nostro mestiere ha, che è uno dei mestieri più precario per eccellenza. Lo è sempre stato, in un momento come questo, con i tagli alla cultura che ci sono, insomma, scegliere, fare questa scelta non è semplice, però è inevitabile. E cosa farai ora? Adesso ho avuto questa grandissima fortuna di inizierò la prossima settimana questo film per la regia di un'artista straordinaria che è Margherete Fontrotta. È un film la cui protagonista è Stefania Rocca e Alessio Boni, sono i protagonisti. Rientra in un ciclo di 4 film che una produzione come la Ciao Ragazzi di Claudia Mori ha fatto e produce e che andrà in onda però sulla Rai, quindi sulla televisione, questo è importante, sulla violenza alle donne, la tematica è questa, sulla violenza sulle donne. E come dire, quando mi è stato proposto, intanto l'onore di lavorare con un artista di questo livello, di questo spessore, con una donna straordinaria. E poi anche di poter affrontare un tema così e di poterlo proporre al pubblico, no? Come spunto di riflessione, speriamo intelligenti. Tra l'altro tu di donne ti sei sempre occupata, hai fatto anche uno spettacolo che si chiama Articolo Femminile, ne parli un attimo, proprio una sintesi sul tuo punto di vista sulle donne combattenti, ci interessa. Beh, diciamo che l'articolo femminile è nato dal fatto che io avevo un'urgenza di raccontare il mondo femminile sotto anche un altro punto di vista, nel senso che mi piaceva affrontarlo parlando anche di come spesso le donne fanno delle cose più o meno consapevolmente, delle azioni, ma anche svolgono un pensiero, per esempio, e che questo incide nella società esattamente come gli uomini, ma non è una divisione. Mi interessava farlo sulle donne perché io sono una donna e quindi mi interessava affrontarlo su quello, soprattutto perché mi piaceva raccontare delle donne che resistono, no? Che resistono, che combattono e che si realizzano e che difendono la propria identità. Per esempio, ho usato la parola giornalistica, quindi ho usato articoli di quotidiani che ho messo in musica insieme a Stefano Cantini, Arestavo Lazzi e Francesco Petreni. Per esempio, c'è un articolo di Vittorio Zucconi su Rosa Parks, che era la prima donna nera americana che non si alzò dall'autobus, stava in prima fila nei posti riservati ai bianchi e da lì si scatenò il movimento per i diritti civili in America, per dirti. Ti sei occupata anche di volontariato e so che ora farai testimonial per uno spot importante perché servirà molto al mondo del volontariato, ce ne parli? Del volontariato me ne sono occupata cioè nel senso che ho avuto la fortuna di incontrare il CESVOT qui a Firenze nella persona di Cristiana Guccinelli e insieme abbiamo presentato tutta una serie di eventi in questi anni e poi abbiamo realizzato questo spot che spiega,
rappresenta e informa su un fatto importante, cioè l'esistenza in Italia di dei centri di servizio di volontariato. Chi sono? Sono dei centri che fanno formazione, consulenza e promozione organizzati da volontari per i volontari, perché c'è una quantità di, c'è un grande desiderio da parte delle persone di partecipare. Questa partecipazione, perché coadio in modo reale, no, il lavoro anche degli operatori specializzati nei settori più del disagio, è importante che sia formato, che sia informato, che abbia una promozione, che abbia un'adesione, che sia anche collegato, integrato, no? Perché la frammentazione, per esempio, delle associazioni è un problema enorme, no? Quindi pensare, ognuno pensa sempre il proprio problema è più importante di quello dell'altro. No? Invece riuscire a convogliare e dire è un unico problema, cioè tu affronti questa parte, però questo problema poi fa parte di un tutto e tutti insieme possiamo partecipare, mi sembra parecchio interessante. Torniamo solo un attimo al problema della violenza sulle donne, che è uno dei temi a cui pensiamo di dover dare molto spazio, insomma, e anche aiuto. Tu come cosa hai capito, visto che in qualche modo te ne sei occupata, che cosa ti senti di dire alle donne? Di dire proprio non saprei, nel senso che non mi sento di dire qualcosa di specifico, non so come dirti, dire qualcosa a una donna che ha subito che violenza, mi viene di ascoltarla, no? Più che di dire. Credo che ci si occupi molto di una violenza fisica, cosa fondamentale, importantissima. Credo che il problema grande sia quello anche di occuparsi di una violenza molto più ampia, che è quella sul pensiero anche femminile. E quindi, per dirti, tutto questo attacco così forte all'aborto, alla procreazione assistita, a tutta una, come dire, a questa separazione che a volte anche i media fanno, per dirti, no, sulle problematiche, cioè tipo, per dirti, è una cavolata apparentemente, no, gli asili nido sembra sempre un problema che tocca solo le donne, no? In realtà gli asili nido è un problema che tocca anche gli uomini. Allora cominciamo a coinvolgerli in questa cosa anche pratica, no? Cioè, come dire, il rapporto uomo-donna è un rapporto fondamentale ed è lì che dobbiamo partire. Per cui è, infatti stanno nascendo centri che si occupano anche dove possono rivolgersi anche gli uomini maltrattanti, no? Dobbiamo partire anche da una cultura del maschile diversa. Credo che questo sia importante e soprattutto lavorare sulla differenza di genere per abbattere il genere, cioè nel senso per abbattere, cioè per far sì che sia una risorsa, no? Il genere. Beh, grazie e molti auguri. In bocca al lupo, anzi. In bocca al lupo a te per questa nuova rubrica, Segni di vita. Mi sembra un titolo bellissimo, sono sicura che andrà bene, quindi seguitela. Grazie, a presto.